Eccoci qua, buon inizio di settimana a tutti, buon lunedì. E spero che vi siate scaldati. Oggi ci servirà due sedie, assolutamente due sedie. Un elastico per chi non avesse l'elastico, un pesetto. E un peso per fare degli esercizi appunto con il peso sopra la testa. Quindi due sedie, tappetino, un elastico per chi non avesse l'elastico, un pesetto perché dobbiamo fare degli esercizi per le scapole di apertura delle braccia. E un peso. E lo zaino zavorrato. Tanti saluti alla squadra di Perugia. Faccio vedere, intanto che vi collegate, faccio vedere il primo circuito. Allora, oggi siamo al 22esimo allenamento a circuito. Ripeto, intanto preparate due sedie, un elastico, un peso, lo zaino zavorrato. Facciamo 4 volte di seguito. 15 piegamenti sulle braccia con i piedi alti, quindi i piedi su una sedia, lavora più la fascia alta, ok? 20 chiusure al libretto, addominali, quindi devo flettere il busto e sollevare le gambe, tutte e due le gambe insieme. 10 più 10 affondi con apertura del braccio, quindi faccio l'affondo e in più lavoro per la scapola. E 20 volte step up alternato su due sedie oggi. Ok, salgo e scendo da una sedia all'altra. Faccio vedere gli esercizi, e poi iniziamo. Ricordo, serve un elastico, lo zaino zavorrato, un peso, ok, e due sedie. Allora, piegamenti con le gambe alte, vabbè, molto semplici, no? Molto semplici. Dopo abbiamo chiusura libretto. Poi abbiamo affondi con apertura del braccio. Metto l'elastico sotto il piede destro, la gamba d'attacco inizialmente alla destra. Ok? Quando vengo su, apro il braccio. Quindi scendo, salgo, scendo. Salgo, ok? Ovviamente il piede destro rimane sempre in avanti. 10 con un piede, con un braccio e 10 con un braccio mentre lavora l'altra gamba. Va bene? Poi faccio vedere ora lo step up alternato su due sedie. Abbiamo fatto tante volte. Ok, solo che oggi lo facciamo con il peso in mano. Lo facciamo con un peso in mano. Questo. È la gamba che sta sopra la sedia che lavora, che spinge, non è quella che sta sotto, eh. È questa gamba che lavora. La gamba che sta sopra la sedia. Va bene? Sono due esercizi attaccati per le gambe, di proposito, per aumentare il lavoro sulle gambe. Piegamenti delle braccia con i piedi sulla sedia. 20, sono 15, 20 chiusure al libretto, 10 più 10 affondi con apertura al braccio e 20 step up alternato. Si inizia, eh? Hello. Allora, 4 volte di fila, eh? Speriamo che vi siate scaldati. Ci siamo, eh?
Come on.
Riscaldamento. Allora, ricordo che continueremo, come molti ce lo chiedono, a fare questi esercizi finché non riprenderà la normale attività. Ok, finché potremo, continueremo a fare questo lavoro. Adesso recuperiamo, come al solito, beviamo un po'. Che tra oggi e domani caricheremo un nuovo video sulla nutrizione, cioè cosa più importante mangiare in questo periodo. Adesso facciamo, continuiamo il recupero e faremo questo circuito, secondo circuito. Secondo circuito, 20 dip con le mani sulle sedie, sulla sedia o sulla panca e una gamba estesa. Ora farò vedere. Poi 10 squat con braccia estese, distese e con il peso sopra le braccia. Poi 10 più 10, apertura dell'elastico in posizione dell'angelo. E 10 per raccolta e distensione gambe in verticale sulla testa, ok? Quindi adesso dobbiamo fare lavoro sui tricipiti, poi squat con braccia distese, comunque i tricipiti continuano a lavorare perché devo mantenere le braccia distese con il peso sopra la testa, apertura delle braccia in posizione dell'angelo, ok? Ve lo ricordate, posizione dell'angelo con un elastico sotto al piede, chi non ha l'elastico con un pesetto. I tricipiti sono questi, con una gamba distesa, 10 con una gamba e 10 con l'altra gamba, 10 con una gamba e 10 con l'altra, ok? E poi in verticale sulla testa, in verticale sulla testa, distendo e raccolgo le gambe, distendo e raccolgo lo squat con le braccia distese invece, braccia distese, scendo, ok, legamento delle gambe e ritorno su, continuiamo a recuperare, continuiamo a recuperare. E poi 20 dip con gamba estesa, 10 e 10, quindi mani su una sedia, 20 volte lavoro per i tricipiti, 10 squat con braccia distese,
10 più 10 apertura del braccio in posizione dell'angelo e 10 volte raccolta e distensione gambe in verticale sulla destra, sulla testa. 4 volte di fila. Dai, che da oggi siamo leggermente più liberi, eh? Speriamo che molti di voi si siano andati a allenare all'aperto, qualche parco è riaperto, perlomeno qui a Roma. Allora, quindi ora abbiamo bisogno dell'elastico e di una sedia. Chi di voi non avesse, chi non riesce a fare raccolta e distensione gambe in verticale sulla testa, fa il jackknife, ve lo ricordate il jackknife? Con piedi sulla sedia. Facciamo questo lavoro, ok? Si riparte, eh? Ok, Citro, ci sei? Prego. Ripartiamo, eh? Yeah.
Mario! Stoppo. Dale! Senti! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dai, vieni adesso su. Grazie a tutti, mi amma. Grazie per aver ascoltato Spotify. Davvero? Avresti potuto ascoltare. Dai, continuiamo, continuiamo. Dai, terzo giro, Rip. Pronti? Una gamba distesa. Dai, dai, numero, vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, gamba, vai. Uno, due, tre, quattro, cinque. Oh,
Verticale! Ultimo giro, vai! Dip, la gamba estesa, vai! Uno, due, tre, quattro, cinque, vai! Sette, otto, nove, dieci, Perfetto, vedete, ho perso equilibrio anch'io molte volte, eh? Ma l'importante poi è riprendere la posizione e finire l'esercizio. Allora, secondo circuito finito, adesso recuperiamo, vediamo un po' come al solito. E vi faccio vedere intanto di che cosa si tratta, eh? Cos'è il terzo circuito. Allora, circuito numero 3 è questo. Se avete qualcosa da scrivere, scrivetelo ora, eh? 10 piegamenti delle braccia combattendo delle mani, quindi faccio il piegamento,
mi dà una leggera spinta e batto le mani. 20 swing con il peso, 20 swing e passiamo il peso da una mano all'altra. 10 più 10 remate con estensione del braccio da posizione Superman, quindi ci serve, dobbiamo stare con un ginocchio poggiato sulla sedia e l'altra gamba distesa, e 50 saltelli alternati su corda. Chi non avesse la corda simula di averla. Allora, piegamenti delle braccia, combattito delle mani. Facile, no? Lo conosciamo tutti. Dopo, swing. Da qua. Passaggio del peso da una mano all'altra. Il peso va in mezzo alle gambe. Il busto si inclina. Ok? Glutei contratti quando vengo su, Non bellico in dentro. Rapido, sono 20. Poi le remate con l'estensione. Da qua. Vedete? Ginocchio sinistro sopra, mano destra sulla panca. Prima remo e poi estendo. Remo e poi do un pugno. Do un pugno avanti a me. Ok? 10 più 10. Remo e poi estendo il braccio e poi saltelli sulla corda. Se avete domande, dite pure ora, Abbiamo ancora un pochettino per recuperare. Quattro volte di fila, 10 piegamenti delle braccia, combattito delle mani, 20 swing, 10 più 10 remate con estensione del braccio e 50 saltelli su corda. La corda è qui, sì. Quindi, chi non ha la corda, fa i saltelli, simula di averla, però fa dei bei saltelli, A piedi alternati, non con tutti e due i piedi. Prima un piede e poi l'altro, prima un piede, salto su un piede e sull'altro, su un piede e sull'altro. Stiamo per cominciare, Facciamo partire il cronometro. Siamo? Si parte, Piegamenti braccia, combattito delle mani. Potete farli anche col corpetto, Con lo zaino zavorrato, ancora meglio. Pronti? Vai! Uno! Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, swing, pronti, vai, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, retroversione del bacino, otto, nove, venti, remate. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei,
7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, saltali. Sono 50, pronti, vai. Dieci, venti, trenta, quaranta, vai, venti. Underground.
voglio dire, ma come e ne è la sette, ma che si si piglia le sette, no, è la bellezza. Le veramente, fermate! Sempre dura dopo il fine settimana ricominciare. Abbiamo oziato un po' troppo questo fine settimana. Buono, buon lavoro.
Adesso, come avete visto, negli ultimi, in quasi tutti gli esercizi, c'è un gran lavoro sul core. Ok, il circuito prima, il primo circuito l'abbiamo concentrato un pochettino più sulle gambe, però sempre lavoro di core, no? Il secondo circuito, parecchio lavoro di core, con la posizione dell'angelo, con lo squat a braccia distese, con la posizione in verticale. E anche qua, lavoro sempre sul core, più concentrato sugli arti superiori. Anche nei saltelli stessi con la corda, se avete visto, no? Bruciavano le braccia, piegamenti sulle braccia, swing, remata con estensione, gran lavoro di spalle e saltelli. Adesso ci facciamo, un saluto alla Lazio Nuoto Master, ci facciamo ora un bel po' di stretching generale e ci vediamo mercoledì, ok? Un saluto a tutti quanti, un saluto.